Buonasera a tutti, cari amici, cari soci, amici di Roma, amici di Milano e gentili ospiti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Solo poche parole introduttive dei motivi che hanno spinto sia il Circolo Svizzero di Roma che la Società Svizzera di Milano. Presiede l'amico Fabio Trebbi e io per Milano, la società svizzera. I motivi che hanno stimolato questo incontro sono dati anche non solo dalle imminenti elezioni, ma dall'importanza che queste elezioni possono rivestire per noi svizzeri all'estero. Abbiamo anche visto che il dato statistico fornito dalla Confederazione oggi parla di 800.000 svizzeri all'estero, che più di 500.000 si trovano in Europa, che i votanti sono circa iscritti alle liste elettorali, sono circa 220.000 gli svizzeri all'estero, numero che può sicuramente ancora crescere. Ora, tutto questo ha portato anche a individuare quattro temi che vi verranno sottoposti nelle domande, perché sono i temi che stanno più a cuore non solo all'ASO, ma proprio anche a noi svizzeri all'estero, che stanno a cuore anche al presidente Cassis, che diciamo per esempio sulla libertà di circolazione e sui temi dei bilaterali con l'Unione Europea si è espresso in maniera molto chiara, favorevole, ma sono anche temi un po' più generali come gli studi che interessano i nostri ragazzi, o temi geopolitici come la questione della neutralità svizzera, che è stato oggetto anche in Svizzera di accesi dibattiti, no? Quindi su questi temi noi chiederemo a voi di prendere posizione. Abbiamo qua due studenti che condurranno tutta la parte della moderazione, si presenteranno dopo da soli, non lo voglio fare io, non voglio rubare altro tempo a nessuno. Ripasso la parola a Fabio Trebbi per due parole introduttive anche a lui. Ancora grazie a tutti quanti e buon lavoro. Grazie, caro Presidente della Società Svizzera di Milano, gentili onorevoli, cari soci, care socie, cari studenti delle scuole svizzere, care amiche e amici della Svizzera. Il 21 ottobre 2023 si svolgeranno le prossime elezioni federali. Le cittadine ed i cittadini elvetici sono chiamati ad eleggere il Consiglio nazionale. Tutti i cittadini svizzeri in patria e all'estero che hanno compiuto il 18° anno di età e non sono interdetti hanno diritto di voto e di eleggibilità. Per acquisire tali diritti, però, gli svizzeri residenti all'estero devono essere iscritti in Svizzera in un registro elettorale. Oltre ai canali istituzionali noti, il Circolo Svizzero Roma, sempre attento a mantenere viva la coesione della comunità e con l'intento di mantenere quel legame con le proprie origini per le Svizzere e gli svizzeri che vivono all'estero, ha organizzato per la prima volta ormai 12 anni fa, nel 2011, una serata informativa di dibattito in presenza in vista delle elezioni federali, per poi ripetuta, vista la grande partecipazione, una tornata elettorale successiva del 2015 e 2019. Per il notevole interesse e successo riscontrato abbiamo voluto organizzare anche per questa tornata elettorale un incontro informativo di dibattito, questa volta in videoconferenza, sia per rispettare gli impegni parlamentari di questo periodo, ricordiamo che il 30 maggio inizierà la sessione parlamentare estiva, sia per allargare l'uditorio e raggiungere quell'elettorato che non sempre può avere facile accesso a tutte le informazioni utili per concretizzare al meglio il proprio diritto di voto. Ed è proprio per poter approfondire e discutere i temi politici di grande attualità in Svizzera ed in particolare i temi che toccano più da vicino i cittadini svizzeri residenti all'estero che il Circolo Svizzero di Roma, congiuntamente alla Società Svizzera di Milano, hanno voluto offrire a favore della comunità una serata di informazione e di confronto tra rappresentanti di diversi partiti candidati alle prossime elezioni. Il Circolo Svizzero e la Società Svizzera sono dei punti di incontro, condivisione e coordinamento, nonché collanti storici della comunità svizzera a Milano.
Milano dal 1883 e da Roma dal 1886 e come tali ancora oggi si pongono nei confronti dei propri soci e amici. La comunità svizzera all'estero è composta da tante istituzioni aggreganti, ciascuna di esse con uno specifico compito e che a suo modo funge da tramite per i valori della patria. Tra queste vi sono certamente anche le scuole svizzere all'estero ed è per rendere più attuale il dibattito ed avvicinare sempre di più i giovani alla politica odierna che l'incontro sarà moderato da studenti delle scuole svizzere di Roma e di Milano. Da Roma abbiamo Carlo e Coppè, studente del quarto liceo, e Sara Maria Camillo del primo liceo. Da Milano Sara Bertolini, studentessa del secondo liceo, e Leone Ronchetti, studente del terzo liceo, i quali si sono tutti preparati per l'occasione. La serata sarà molto intensiva e ricca di interventi. Avremo con noi 6 onorevoli relatori in rappresentanza di alcuni dei maggiori partiti che concorrono alle elezioni. Vi ringrazio anch'io a titolo personale e di Presidente del Circolo Svizzero gli onorevoli intervenuti in collegamento per aver aderito al nostro evento. Ringrazio inoltre il Professor Pilotti che nonostante il precedente impegno istituzionale ha voluto ritagliare del tempo per stare con noi. Filippo Lombardi, Presidente dell'OSE, l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, per il suo messaggio di elogio e sostegno. Il Direttore della Scuola Svizzera di Roma, Mark Koenig, che insieme al suo staff ha sposato l'iniziativa e ci sostiene anche con gli studenti del liceo, che ringraziamo. Un particolare ringraziamento va poi a Valerio De Giovannetti, che da subito ci ha aiutato e sostenuto in questa iniziativa, facendo in modo che un'idea si trasformasse in evento. Ricordiamo che Valerio è stato con noi 4 anni fa, in qualità di relatore. Grazie Valerio. Ed ora la parola ai moderatori da Roma. Prego. Buonasera. Sono Carlo Coppè, studente della Scuola Svizzera di Roma. Buonasera, anch'io sono una studentessa della Scuola Svizzera di Roma del primo liceo, mi chiamo Sara Maria Camillo e vorrei iniziare presentando il professor Andrea Pilotti, politologo e maître d'enseignement et de recherche all'Istituto di Studi Politici all'Università di Losanna. Lavora all'Osservatorio della Vita Politica Regionale ed è membro dell'Osservatorio delle Elite Svizzere, OBELIS. Le sue ricerche sono incentrate sulla politica svizzera, in modo particolare sul Parlamento federale, riforme e reclutamento parlamentare, le élites politiche e la politica locale e cantonale, e questi sono i temi che affronterà nella sua relazione. Un breve bilancio della legislatura che sta per concludersi, per passare ai temi che saranno importanti nella legislatura dal 2023 fino al 2027. Seguirà l'introduzione alle elezioni federali del 22 ottobre 2023 e una breve introduzione sulle metodologie e dei criteri di votazione. Do la parola al professor Andrea Pilotti. Grazie mille, buonasera a tutti e a tutte, grazie mille per l'invito. Mi sentite? Quindi perfetto. È davvero un piacere comunque aver raccolto questo vostro invito ed è quindi con altrettanto piacere che mi sono, come dire, esercitato, ho preparato qualche appunto per restare un po' nei tempi anche sui punti convenuti che i due moderatori da Roma hanno bene ricordato. Allora, un breve bilancio della legislatura. Diciamo, è utile ricordare 4 anni fa le elezioni federali erano state contraddistinte da due temi molto forti, ovvero sia la tematica ambientale con anche importanti manifestazioni in Svizzera, non solo in Svizzera evidentemente, ma anche in Svizzera, e la questione della parità di genere anche nelle sue diverse forme, compresa anche la politica, quindi una migliore rappresentanza femminile. E questi due elementi avevano, come dire, contraddistinto in modo particolare la campagna elettorale, tanto che già allora si parlava di una campagna molto incentrata sull'ecologia e sulle donne. Il risultato fu che vi fu un'avanzata molto importante dei partiti ecologisti, i Verdi e i Verdi Liberali, e anche una crescita molto significativa del numero di elette al Parlamento nazionale. Questo era, come dire, l'introduzione, il primo elemento di questa legislatura. Però quello che diciamo che possiamo osservare, ogni legislatura si contraddistingue comunque per dei cambiamenti, anche degli eventi
imprevisti e imprevedibili. È vero anche quella che si sta concludendo quest'anno è una legislatura che più di altre ha visto quella che in scienze politiche definiamo, come dire, un cambiamento delle finestre di opportunità. Abbiamo cominciato con una legislatura che apparentemente sembrava favorevole alle rivendicazioni dell'ecologia e anche a un discorso della parità di genere. Abbiamo poi vissuto in Svizzera e altrove, ahimè, la questione della pandemia che ha rimescolato le carte. E questo ha anche influito, su, a mio parere, anche su alcuni esiti di importanti progetti di riforma. Vale la pena ricordare che uno dei temi chiave della legislatura è stata la legge sul CO2, che è stata quindi frutto di un importante compromesso a livello parlamentare, che è stata quindi contestata da un referendum e il voto popolare ha quindi rifiutato l'introduzione di questa legge sul CO2 che prevedeva, attraverso anche diverse misure, comprese anche un certo numero di nuove tasse, di ridurre il gas a effetto serra entro il 2030. Quindi c'era anche una tempistica molto, molto vincolante, contestata per via referendaria, e questo è stato un primo segnale di questo voto che è intervenuto anche in piena pandemia, che ha rimescolato un po' anche quelle che erano le priorità che sembravano emergere all'inizio della legislatura. Poi abbiamo avuto un secondo, come dire, cantiere molto importante che riguarda il sistema previdenziale, quindi il sistema pensionistico svizzero. Abbiamo avuto, e questo è un evento importante, l'approvazione della riforma della AVS, quindi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, uno dei pilastri del sistema pensionistico svizzero, una riforma che era stata contestata come precedenti riforme dalla sinistra e dai sindacati, ma che per la prima volta dopo 20 anni e anche più è stata quindi approvata dalla maggioranza delle votanti e dei votanti. Quindi questo è stato un altro elemento che ha caratterizzato la legislatura e che ha poi, uscendo anche dalla pandemia, ha fatto emergere un altro elemento che era il tema delle finanze pubbliche. Quindi si è passato da un inizio legislatura piuttosto favorevole alle rivendicazioni ecologiste a un metà legislatura piuttosto favorevole a quelle che, dal mio punto di vista, erano anche le rivendicazioni della destra economica e liberale. Uscendo dalla pandemia si è posto anche il tema delle finanze pubbliche, anche del ruolo dello Stato, e questo ha in qualche modo facilitato anche delle rivendicazioni espressione del Partito Liberale Radicale. Poi un altro elemento, e questo ha ancora contribuito a cambiare ancora di più le carte in tavola, è che abbiamo avuto il conflitto della guerra, il conflitto in Ucraina, che ha, come dire, dato una finestra di opportunità alla destra, come dire, conservatrice e nazionalista, incarnata dall'Unione Democratica di Centro, per proporre, per portare avanti le proprie rivendicazioni. Quindi questo è stato un altro cambiamento anche nel dibattito politico, che ha messo in primo piano anche la questione della neutralità e che ha poi posto anche una serie di sfide alle quali poi si è aggiunta, non da ultimo, ricordiamo tutti, la questione del Credit Suisse, che ha, dal mio punto di vista, comunque messo un poco in difficoltà soprattutto la destra liberale economica, che all'inizio di quest'anno sembrava comunque avviata ad avere una possibilità anche di vittoria. Questa crisi del Credit Suisse ha nuovamente rimesso in discussione i pronostici che si potevano fare e apre delle nuove opportunità per la destra nazionalista, che comunque ha approfittato questa situazione per portare avanti delle rivendicazioni ad essa care, e ha messo un po' più sulla difensiva il PLR in particolare su questa tematica, dando una nuova però chance al Partito Socialista, che in questa legislatura si è ritrovato comunque piuttosto a subire anche delle sconfitte nei referendum, e che vede in questa possibilità anche una opportunità in questa occasione di tornare a dettare l'agenda su alcune sue tematiche. Questa è, diciamo, l'elemento che mi ha colpito di questa legislatura. Anche nel passato avevamo questi mutamenti, ma ancor più
in questa legislatura 2019-2023 con un cambio abbastanza anche repentino dei rapporti di forza, delle condizioni, delle finestre di opportunità per le principali forze politiche. E questo poi ci rimanda anche al secondo punto, che è legato ai temi della prossima legislatura. Da questo punto di vista vediamo come l'UDC si sta profilando su delle tematiche legate appunto anche alla neutralità, alla gestione, anche al ruolo della Svizzera nei confronti del conflitto in Ucraina, e poi sullo sfondo, questo è un altro elemento che non va dimenticato, dei negoziati, delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Questo è il tema che è rimasto sullo sfondo dell'intera legislatura e che rimarrà ancora un tema dominante. Notizia di pochi giorni fa è stata anche quindi la partenza della segretaria di Stato incaricata di queste delicate negoziazioni. Quindi è un tema che tornerà ad essere al centro del dibattito politico, è inevitabile, come lo sarà, lo vediamo anche prossimamente, avremo una nuova votazione sulla legge sul clima, quindi la questione climatica torna al centro del dibattito, però, e questo è interessante secondo me, se all'inizio della legislatura 2019-2023 a dettare l'agenda erano i partiti ecologisti e la sinistra, vediamo che oggi la destra economica e liberale è riuscita comunque anche a riprendere queste tematiche e a imporre, perlomeno comunque a far valere ancor più la propria visione su queste tematiche che caratterizzeranno anche la prossima legislatura. Se non so se vi sono magari domande, ho cercato insomma un po' di riassumere questi temi, gli aspetti principali. Poi ci vorrebbe comunque ci vorrebbe altro tempo, però insomma spero di essere stato abbastanza chiaro, soprattutto nell'insistere sul fatto che è stata una legislatura, ripeto, è forse anche inevitabile, che ha visto un cambiamento, ripeto, molto più frequente rispetto al passato dei rapporti di forza tra i principali partiti politici. E poi ecco, arriveremo alla questione della metodologia, insomma, per ricordare un po' il voto. Si è parlato anche del Consiglio nazionale, c'è anche un'importante elezione del Consiglio degli Stati. Ed è giova ricordare comunque che il Parlamento svizzero si fonda su un bicamerismo cosiddetto paritario, che vuole quindi che le due Camere abbiano le stesse competenze, gli stessi poteri. Perché è importante ricordarlo? Perché l'elezione del Consiglio nazionale è un'elezione che si tiene col sistema proporzionale e quindi facilita anche, lo vediamo anche al Consiglio nazionale, una presenza più importante di un partito come l'UDC o del Partito dei Verdi, anche del PS. Al Consiglio degli Stati, quindi la Camera Alta, il Senato svizzero, è un sistema di elezione di tipo maggioritario che storicamente favorisce il partito fino a poco tempo fa denominato Partito Democristiano, quindi oggi il centro, e il Partito Liberale Radicale. Due partiti che storicamente comunque svolgono un ruolo di compromesso, di mediazione tra le rivendicazioni anche spesso più polarizzanti di UDC e di PS Verdi, e quindi questi due partiti continuano ad avere anche un peso specifico importante al Consiglio degli Stati, e storicamente questo permette anche di compensare talune scelte, posizioni prese al Consiglio nazionale. Grazie mille, e adesso dovremmo dare la parola a Filippo Lombardi, se non sbaglio, presidente ASO. Cari concittadini, è con grande piacere che vi saluto all'inizio di questo dibattito elettorale organizzato dal Circolo Svizzero di Roma, che ringrazio per l'iniziativa. Ho avuto il piacere di partecipare per tre volte a questo colloquio nelle precedenti legislature e questa volta auguro un dibattito pungente, interessante, vivace, con i rappresentanti dei principali partiti svizzeri di governo o di opposizione,
anche se l'opposizione in Svizzera è sempre un po' particolare e diversa che negli altri paesi. È un'occasione per la Svizzera di farsi conoscere presso i suoi concittadini all'estero. Siamo in tanti, siamo più di 800.000, siamo tanti anche in Italia, però tante volte non conosciamo il meccanismo della nostra democrazia semidiretta, che permette di votare su iniziative referendum su dei temi concreti, ma evidentemente ogni 4 anni permette di eleggere un Parlamento, il quale a sua volta elegge un governo. Io ringrazio Fabio Trebbi ed il Circolo Svizzero per aver preso questa iniziativa. Ringrazio gli onorevoli, i parlamentari dei diversi partiti che partecipano di presenza o via Zoom a questo colloquio, e ringrazio la Scuola Svizzera di Roma e le altre istituzioni che si sono collegate per l'occasione di questo dibattito, che viene anche diffuso e sarà naturalmente fruibile online nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Interessatevi per favore alla vita politica della Svizzera. Non basta dire ho il passaporto svizzero, che bello, in caso di bisogno vado in Svizzera o posso avere un qualche sostegno dall'una o dall'altra organizzazione. No, il cittadino svizzero è tale soprattutto se si iscrive nei registri elettorali, vota, partecipa alla vita politica del suo paese. E questa d'altronde è la condizione essenziale perché la nostra comunità, la Swiss Community all'estero, abbia un peso nella vita politica del paese e possa anche far passare alcune sue rivendicazioni. Sugli oltre 800.000 svizzeri all'estero, siamo ormai a 230.000 iscritti nei registri elettorali, devono diventare ancora di più. Noi vogliamo pesare nella vita politica svizzera votando, partecipando, iscrivendoci e naturalmente seguendo dei dibattiti come quello di oggi, che ci danno tutti gli strumenti per farci un'opinione, ciascuno la sua. Non dobbiamo avere necessariamente tutti la stessa opinione, è normale, è giusto così in democrazia, ma su una cosa dobbiamo avere la medesima opinione, che la Svizzera per noi è importante e che vogliamo partecipare attivamente alla vita politica e democratica della Svizzera. La soluzione tecnica sta arrivando, adagio adagio si impone finalmente quel voto elettronico che noi stiamo rivendicando da 20 anni. Quest'anno sarà ancora molto parziale la possibilità di utilizzarlo, fra 4 anni alle prossime elezioni legislative il 100% degli svizzeri all'estero potrà votare online. E questo è importantissimo perché allora sì che la nostra partecipazione diventerà veramente reale e che avremo l'occasione di far sentire la nostra voce in Parlamento. Grazie a tutti per l'interesse e buon dibattito elettorale a tutti. Salve, sono Sara Bertolini e sono della Scuola Svizzera di Milano. Adesso vorremmo presentarvi gli onorevoli Tiziano Galeazzi, Unione Democratica di Centro, Rocco Vitali, dei Verdi, Alex Farinelli, Partito Liberale Radicale Vicino. Salve a tutti, invece io sono Leonero Unchetti e frequento il terzo anno del liceo della Scuola Svizzera di Milano. Seguiranno Sabrina Gendotti del Partito Popolare Democratico, Bruno Stormi del Partito Socialista e Anna Giacometti del Partito Liberale Radicale della sezione dei Grigioni. Voglio inoltre ricordare come ciascun relatore abbia a disposizione 2 minuti di tempo per presentarsi. Comincio adesso Tiziano Galeazzi dell'Unione Democratica di Centro. Perfetto, bene. Allora, buonasera a tutti e a tutti voi, grazie agli organizzatori. A dir la verità, sono qui in sostituzione di Marco Chiesa, che è a Berna, che oltre ad essere presidente nazionale dell'UDC è anche consigliere agli stati, Camera dei Cantoni per intenderci, e che adesso Senato prima deve correggersi perché noi non abbiamo il Senato in Svizzera. Camera dei Cantoni. Va bene, presentarmi appunto, vabbè, Tiziano Galeazzi, che opero qui in Ticino, non sono al Nazionale a Berna, avremo l'opportunità eventualmente di essere in questa lista dell'UDC, qui dal Ticino, lo vedremo. E attualmente mi occupo
In politica, mi occupo al 50%, che poi è 65% nel municipio di Lugano, per coloro che abitano in Italia significa l'assessore, ecco, perché il municipale è poco conosciuto come parola, e nel contempo faccio parte anche del Parlamento cantonale, quindi il Gran Consiglio, e dentro nel Gran Consiglio occupo anche un posto nella Commissione della Gestione, praticamente tutto quello che sono dal fisco ai conti dello Stato. Grazie mille. A Rocco Vitale. Sì, buonasera a tutte e tutti, mi sentite bene? Sì, forte chiaro. Ecco, perfetto. Io come Tiziano Galeazzi ho subito la stessa sorte, nel senso che vengo a sostituire Greta Ghisin, la nostra consigliera nazionale, che doveva essere qui presente stasera, ma purtroppo per motivi familiari non può esserci. Dunque, io ho 26 anni, sono coordinatore dei Giovani Verdi del Ticino. La mia esperienza politica molto più snella di quella dei miei interlocutori. Faccio politica circa a livello della sezione giovanile da 2 anni. Io ho intrapreso il mio percorso di studi in storia contemporanea e filosofia in bilingue all'Università di Friburgo, dunque in Svizzera francese, in Svizzera, non in Germania. Ho avuto l'opportunità comunque anche di fare un anno di esperienza di studi all'estero in Germania, ad Heidelberg, quindi faccio un po' parte di questa comunità svizzera all'estero, anche perché dopo ho avuto la fortuna di lavorare 6 mesi all'ambasciata svizzera di Atene. Nulla, sono tornato, ho fatto un soggiorno di ricerca a Ginevra e ho terminato gli studi poco fa. Adesso sto finendo il servizio civile e fra un po' appunto ci saranno le prossime scadenze elettorali a ottobre. Grazie ancora per questo interessante evento formativo e di dibattito pubblico. Cedo la parola, penso, a, me lo direte voi. Diamo la parola a Anna Giacometti, la consigliera nazionale del PLR del Grigioni. Prego. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'organizzazione di questo evento e per l'invito a partecipare. Dunque, io sono l'unica grigionese, mi sembra, presente questa sera. Il cantone dei Grigioni, peraltro, è l'unico cantone trilingue di tutta la Svizzera. Io vengo dalla Bregaglia, che è una delle 4 valli del Grigioni italiano. Appunto, il nome Anna Giacometti, sono stata eletta nel Consiglio nazionale nell'ottobre del 2019, un po' a sorpresa, con grande sorpresa. Ero sindaca del comune di Bregaglia e sono finita un po' nei media perché ero sindaca quando c'è stata questa frana del Pizzo Cengalo che si è visto un po' in tutto il mondo cosa è successo qui da noi. E sono stata eletta e evidentemente quando si è eletti a Berna si accetta e ho dovuto rinunciare al mio posto di sindaca. Sono stata membro della commissione della politica estera per i primi 2 anni, poi ho chiesto di cambiare e adesso sono membro della commissione delle finanze, membro anche della delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano e co-presidente dell'intergruppo parlamentare Italianità, come pure membro della commissione di redazione per la lingua italiana. Ho vissuto anch'io all'estero, ho lavorato per il Dipartimento degli Affari Esteri, 2 anni a Lisbona e 2 anni a Milano prima di rientrare in Bregaglia. Ho 2 figli adulti, uno dei quali ha finito di studiare, di fare il dottorato a Oxford, quindi anche lui uno svizzero all'estero. E, sì, penso sia tutto per il momento, grazie. Passiamo la parola a Sabrina Egendotti. Buonasera anche da parte mia, Sabrina Egendotti, ho 40 anni, mi sono laureata in giurisprudenza all'Università di Friburgo, mansione bilingue. Sono avvocato indipendente e come collega Galeazzi siedo in Gran Consiglio dal 2015 e sono anche municipale di un piccolo comune vicino a Lugano, Massagno, dal 2016. Iniziamo con gli studenti da Roma con la prima domanda.
Buonasera di nuovo e vorremmo, come prima domanda, vorremmo porvi, diciamo, proprio per quanto riguarda il discorso dell'emigrazione e immigrazione in Svizzera, la libera circolazione e bilaterali tra Svizzera e Europa. Come pensa di comportarsi la Svizzera, ma soprattutto anche per quanto riguarda i profughi che arrivano in Europa, approdano in Europa, ad esempio via mare, quindi in condizioni sgradevoli. Come pensa di comportarsi la Svizzera in questa situazione? Ricordiamo che avete 3 minuti a disposizione e diamo la parola a Sabrina Giandotti del Partito Popolare Democratico Il Centro. Va bene. Allora, per quanto concerne l'immigrazione, sia in passato che oggi, il flusso migratorio tra la Svizzera e l'Europa è sempre stato molto importante. La Svizzera fa parte degli accordi di Schengen e di Dublino. Sappiamo che attualmente, diciamo, c'è un grosso problema in Italia per tutti questi sbarchi, e essendo che appunto giungono proprio in questo paese, l'Italia è incaricata di esaminare la loro domanda d'asilo. La Svizzera penso che in tal senso ha sempre avuto un importante ruolo e abbia sempre collaborato nel voler accogliere dei migranti in base appunto a quanto stabilito da questi accordi, che forse andrebbero magari un po' rivisti, perché chiaramente noi siamo molto meno toccati, essendo che non siamo un paese di primo sbarco, come magari altre nazioni europee che, ecco, faticano più dell'Italia ad accogliere queste persone. Quindi forse in questo ambito qualcosa andrebbe rivisto. Poi non so se volete che dico già qualcosa nell'ambito dei bilaterali, o magari un tema che affrontiamo in una seconda battuta. Per non dilungarmi troppo, ditemi voi. Sì, ci farebbe piacere sentire anche cosa ne pensate di qua. Allora, come sapete, tra la Svizzera e l'Unione Europea ci sono in essere dal 2002 gli accordi bilaterali, e mi immagino che da questo punto di vista non si veda un'altra opzione, ecco, si vuole continuare su questa via bilaterale. Purtroppo nel corso del 2021 non è andato in porto la sottoscrizione dell'accordo istituzionale, perché la Svizzera ha fatto un passo indietro, considerato che c'erano delle importanti divergenze per quanto concerne la recezione dinamica del diritto europeo da parte nostra, come pure sul ruolo sia della Corte europea sia del Tribunale arbitrale che avrebbe dovuto dirimere eventuali vertenze. Ora, il punto è che sono tuttora in essere dei colloqui esplorativi che dovrebbero giungere a termine a giugno del corrente anno, e in seguito poi il Consiglio federale dovrà decidere quali sono, diciamo, i punti chiave per un vero mandato negazionale, negoziale, scusatemi. L'Unione Europea vorrebbe concludere questo negoziato entro l'estate del 2024. Io non ho la sfera di cristallo, non so se ciò andrà in porto o meno, me lo auguro, anche perché l'Europa per la Svizzera è il più importante partner economico e commerciale, e anche comunque per l'Europa la Svizzera è molto importante per gli investimenti, per beni, servizi e quant'altro. Quindi credo che sia nell'interesse sia della Svizzera che dell'Unione Europea trovare un accordo su questi punti dove ci sono ancora delle divergenze. La ringraziamo e diamo la parola a Tiziana Galeazzi dell'Unione Democratica di Centro. Eccomi di nuovo. Sono dei temi ben molto importanti, perché sappiamo che questo flusso migratorio che arriva specialmente
dall'Africa, in questo caso ultimamente, e non solo, vabbè, ne parliamo anche di rifugiati di guerra che sono arrivati dalla Siria piuttosto che da altri paesi. Sappiamo che il problema alla base purtroppo sta in questi continenti, in queste nazioni. E lì penso che l'Europa un po' di colpa ne abbia nei secoli passati, e voi tutti lo sapete. Quando si va a sfruttare il terreno altrui, poi un giorno all'altro ti ritorna la bolletta da pagare. E questo è un po' lo spostamento, non è solo per questioni ecologiche, ma è anche purtroppo per questioni economiche. Sappiamo, ahimè, e lo dico proprio col cuore in mano, le problematiche che hanno certi paesi africani. Ed è chiaro che poi, oltre a questo, ci sono coloro che sfruttano la situazione, vengono pagati dagli stati, questo è sicuro, vengono pagati probabilmente anche da miliardari singoli, questo è sicuro, perché è stato accertato, e quindi entrano in gioco anche questo genere di immigrazioni su pagamento. Cosa fare? Gli accordi li ha già detti la mia collega Gendotti, quelli di accordi Schengen e Dublino. Ora noi sappiamo che in Svizzera qualcuno entra, anche perché o entra dall'Italia senza essersi registrato, perché scappano già appena arrivano sui porti o sulle isole italiane, però sappiate anche che non è la meta finale la Svizzera, perché il flusso, secondo i rapporti anche dell'Interpol, ma anche di polizie varie degli stati, nonché dell'Unione Europea, queste persone vanno a raggiungere altre che sono già sul continente, quindi la Svizzera potrebbe essere considerata un passaggio, un sentiero che poi va a finire probabilmente la persona nei paesi del nord. Detto questo, cosa si può fare? La Svizzera fa quello che può, la Svizzera sta a questi accordi, forse la Svizzera dovrebbe magari incontrarsi con chi di dovere e fare un po' la voce grossa, perché se noi abbiamo degli immigrati che vengono ritornati nel paese da dove si sono iscritti, beh, adesso sappiamo che c'è un po' di maretta con l'Italia per quello che riguarda appunto il fatto di non più prenderseli in Italia. Questo è un problema, diciamo, più che altro diplomatico, che sicuramente riusciranno a risolvere. Adesso una nostra consigliere federale mi sembra che sia a Roma o sta per arrivare, anche per parlare di questo. Quindi da quel punto di vista lì noi facciamo quello che possiamo, ma anche secondo delle, diciamo, delle regole internazionali, quindi non è che possiamo fare altro. Non entro nei dettagli dei bilaterali, perché quelli sono accordi che invece andrebbero rivisti, sì, anche perché diceva la collega giustamente, sono quegli accordi che hanno fatto in modo che la Svizzera non entrasse nell'Unione Europea, quindi da un punto di vista è stato un po' quello. Quello che forse è da mettere in discussione è il 1.300.000.000 che dobbiamo pagare in 10 anni, considerato da molti come un pizzo all'Unione Europea per far sì di tenerci in un mercato. Io dico, il mercato europeo sì, è importante per la Svizzera, credo che sia il primo se non il secondo, poi ci sono gli Stati Uniti, ma forse la Svizzera dovrebbe guardare anche un po' oltre il continente, andare magari a incoraggiare di più l'industria magari verso Oriente, e quindi anche una certa esportazione che vada più che altro lì. E quindi non dico di sganciarsi, perché non lo possiamo fare per una questione fisica, non possiamo sganciarci da un mercato come l'Unione Europea, però in questi accordi ovviamente la Svizzera dovrebbe fare un po' più la voce grossa, anche perché alla fine, ripeto, paghiamo 1.300.000.000, tra cui ancora oggi vanno a paesi considerati in questo accordo in via di sviluppo, ma se mi dite voi che la Polonia è un paese in via di sviluppo o la Cechia, io non ci credo, ecco. Sono paesi che comunque a livello fiscale fanno molto concorrenza alla Svizzera e sono molto sviluppati, perché da quando c'è stata l'uscita, diciamo, dal blocco sovietico si sono sviluppati tantissimo, e ancora di più quando sono entrati nell'Unione Europea. Quindi, diciamo, qui concludo,
che noi paghiamo questi soldi, che potremmo anche far valere il fatto che li paghiamo, ma nella prossima revisione degli accordi dovremmo avere un governo un po' più, un po' più severo e forse anche un po' più chiaro di quello che vuol fare, e non sempre accettare il diktato dell'Unione Europea, che poi sappiamo quello che fa e sta facendo in altri campi anche. Quindi ben venga che siamo fuori dall'Unione Europea, per l'amor di Dio, perché altri paesi, a parte l'Inghilterra, probabilmente di notte penseranno: chissà perché ci siamo entrati. Molti lo sappiamo che sono entrati anche perché hanno preso sovvenzioni per decenni, però non so se grazie siano mille. Tanto contenti. Ecco, non vorrei grazie mille. Scortese, scusate, dico io, così risparmio ai ragazzi, invitiamo tutti i candidati a contenersi nel tempo assegnato, anche per consentire agli altri poi di esprimersi, diciamo, compiutamente su questi temi. Grazie. Ma io comunque alle 8 devo scappare, quindi non si preoccupi, lascerò il posto. Va bene, grazie mille. E adesso ci piacerebbe sentire l'opinione di Anna Giacometti del PLR Grigioni. Sì, dunque non voglio ripetere quello che è già stato detto, non voglio neanche fare polemica. Aggiungo alcune informazioni. Dunque, per quanto concerne l'immigrazione, è chiaro che durante la pandemia c'è stato un calo delle domande di asilo, adesso invece sono in aumento, in netto aumento. I principali paesi di provenienza sono attualmente la Turchia e l'Afghanistan. I problemi che abbiamo al momento con l'Italia, che non è più disposta a riprendersi i rifugiati, richiedenti d'asilo, non è un problema tra la Svizzera e l'Italia, questo va detto chiaramente, è un problema tra l'Italia e il resto dell'Europa e della Svizzera. Perché? Perché l'Italia, evidentemente, vista la sua posizione geografica, è piena di richiedenti d'asilo e in fondo è un grido d'aiuto quello che sta lanciando l'Italia all'Europa e alla Svizzera. Ricordo anche, ne ho discusso con il segretariato di migrazione, che stiamo parlando in Svizzera di 30 persone, dunque 30 rifugiati che l'Italia si rifiuta di riprendersi. Non sono cifre enormi, specialmente se le paragoniamo, questo non è ancora stato citato, con gli oltre 65.000 ucraini che vivono in Svizzera e che sono titolari dello statuto S, che sono queste persone bisognose di protezione che sono fuggite dall'Ucraina. Sono tantissime, però il numero è stabile, siamo sempre lì sui 70.000, alcuni tornano, altri vengono, e sono anche gli unici che hanno questo statuto S, che è uno statuto che dà loro la possibilità di lavorare anche in Svizzera e di ricevere anche assistenza sociale. Io facevo parte della Commissione della Politica Estera quando la Svizzera ha deciso di interrompere le trattative con l'Unione Europea. A me è spiaciuto tantissimo, anche perché non eravamo stati informati, cioè membri della Commissione della Politica Estera del Consiglio Nazionale. Il Consiglio federale non ci ha detto niente, l'abbiamo saputo anche noi dai media. Mi è dispiaciuto perché capisco che dopo tutti quegli anni di trattative non si trovava un accordo, però interrompere così secondo me non è stata una buona soluzione, non ci abbiamo guadagnato niente. E questo accordo istituzionale, del quale adesso non si parla più, si riferiva unicamente ai 5 accordi bilaterali di accesso al mercato già esistenti, fra i quali anche quello riguardante la libera circolazione delle persone, che è importantissimo per i nostri cittadini e le nostre cittadine che vivono all'estero, perché garantisce loro la parità di trattamento nel mondo del lavoro, a livello anche fiscale per quanto concerne le prestazioni sociali e anche il ricongiungimento familiare. Ma non dimentichiamo la libera circolazione, importantissima anche per la Svizzera, perché abbiamo bisogno di forze lavorative e siamo molto contenti poi di trovare queste forze di lavoro all'estero e di accoglierli nel nostro paese. Abbiamo
quasi 500.000 di cittadine e cittadini svizzeri che vivono in un paese dell'EU e ben 1,4 milioni di cittadini dell'Unione Europea che attualmente risiedono in Svizzera. Per quanto concerne le trattative con l'Unione Europea, appunto 2 anni, secondo me tempo sprecato. La segretaria di Stato Livia Loi, dopo 2 anni e mezzo di lavoro, ha lasciato, se n'è andata. La ringrazio molto per il suo intervento. E... sono già passati 3 minuti, ok. Aggiungo solo che visto che se n'è andata Livia Loi, ci sarà adesso un cambio importante ai vertici dei negoziati. Grazie. E vorremmo sapere cosa ne pensi della questione Rocco Vitale dei Verdi. Ecco, sì, diciamo la quantità di temi sollevati è tale che sarà difficile stare nei 3 minuti, casomai provvederete a tagliarmi. Ma innanzitutto io partirei da una constatazione molto banale, che è quella che la migrazione è comunque stata una costante della storia dell'umanità. C'è sempre stata, c'è e ci sarà sempre. Le persone sono in fuga da emergenze climatiche, da situazioni di conflitti, da situazioni di precarietà economica e sociale. Quindi adesso vorrei un attimo relativizzare quanto detto dal signor Galeazzi in precedenza, che ci sarebbe questa migrazione, tra virgolette, sovvenzionata. Cioè le persone sono in fuga perché sono in fuga da situazioni difficili. Quindi piuttosto che criminalizzare la migrazione, bisogna riconoscere il diritto di ogni persona a un'esistenza sicura, cercare di garantire nel limite del possibile dei corridoi umanitari. Poi è chiaro che l'hanno ribadito anche la signora Giandotti e la signora Giacometti in precedenza, ci sono dei problemi che sono legati adesso a livello europeo agli accordi di Dublino, nel senso che tutti questi migranti finiscono in questi paesi che già strutturalmente fanno più fatica di altri, penso forse all'Italia, soprattutto al sud Italia, ma poi soprattutto alla Grecia, e trovano a gestirsi tutto il carico da soli. Quindi qua ci vuole sicuramente una riforma a livello europeo, ma ecco, la Svizzera comunque deve anche ricordarsi che la migrazione può essere un'opportunità, soprattutto in un periodo, per esempio, come questo attuale, contrassegnato da una carenza di manodopera, di professionisti qualificati, però è anche importantissimo combattere proprio alla radice le cause che mettono in fuga numerose persone. Adesso non mi dilungherò oltre sul tema della migrazione, forse qualche appunto sulla libera circolazione. Giacometti ha ragione, sicuramente la libera circolazione ha contribuito comunque alla prosperità del nostro tessuto economico, del nostro tessuto sociale, ma anche del nostro tessuto culturale. È però innegabile che in alcune regioni di frontiera, tra le quali fa parte sicuramente anche il Canton Ticino, ci siano anche degli effetti molto nefasti legati proprio alla libera circolazione. Penso per esempio alla concorrenza sfrenata tra lavoratrici e lavoratori, residenti e frontalieri, che spingono i salari verso il basso, per cui penso che sia importante anche proprio in un'ottica di ridefinizione di quelle che sono le condizioni per la sottoscrizione di un accordo istituzionale, comunque prevedere delle misure accompagnatorie sufficientemente incisive per prevenire questi effetti negativi che ci sono appunto soprattutto nelle regioni di frontiera. Poi è chiaro, io concordo con chi mi ha preceduto, che comunque l'erosione della via bilaterale, che è adesso un po' la conseguenza di questo mancato accordo, ha sicuramente degli effetti negativi per il mondo della ricerca, per il mondo economico e finalmente anche per il mondo culturale. Quindi qui probabilmente il Consiglio federale dovrebbe farsi promotore, garantendo però o facendo attenzione a quelle che sono le preoccupazioni di certe associazioni di categoria, penso per esempio ai sindacati. Ecco, mi fermo qui perché sono sicuro di avere già oltrepassato i 3 minuti. Grazie mille. Adesso vorremmo intanto sentire
diciamo, la breve presentazione di Alex Farinelli, che abbiamo... Un messaggio video che è arrivato tramite la Gising, arriverà forse fra 5 minuti, ho avuto un contrattempo. Lo sto leggendo adesso. Nel frattempo sono arrivato. Scusami Alex, ok, perfetto. Vorremmo sentire appunto la sua presentazione in breve, e poi la domanda che abbiamo posto prima riguarda, forse avrà adesso capito dall'intervento di Rocco Vitale, riguarda l'immigrazione e l'immigrazione in Svizzera, il discorso anche dei bilaterali tra Svizzera e Europa, e come la Svizzera pensa di comportarsi a riguardo. E ci piacerebbe sentire anche la sua opinione. Sì, allora, molto brevemente, innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma avevo una riunione a cui dovevo partecipare, non potevo lasciarla prima, e vi ringrazio per l'invito e per l'organizzazione. Allora, brevissimamente, riguardo alla mia persona, Alex Farinelli, 41 anni, sono in Consiglio nazionale dal 2019, prima ho fatto un'esperienza nel legislativo cantonale di 4 anni e prima ancora nel legislativo comunale di 12 anni. Nel frattempo sono anche sindaco del mio comune, sono economista di formazione e a Berna mi occupo della Commissione delle Finanze. Mi scuso, c'è il mio cane che piange intanto. Laika, fai la battuta. Laika, vieni qua, scusate. Il tema della migrazione. Allora, incominciamo a dire che il tema della migrazione, in quanto migrazione verso il continente europeo, per me è chiaro che è un tema che può essere solo affrontato sul piano europeo. Perché dobbiamo guardare le cifre, cioè prendiamo solo l'Africa per avere un esempio semplice. L'Africa sono 1,2 miliardi di abitanti in forte crescita. Se l'1% dei grossi flussi migratori naturalmente sono sempre intracontinentali, però se l'1% degli africani volesse muoversi verso l'Europa sono 12 milioni di persone. Allora, la Germania qualche anno fa è stata la più grande nazione d'Europa, è stata messa in crisi dall'arrivo di circa 1 milione di siriani, che sono comunque una popolazione istruita, di cultura cristiana, quindi con cui c'è una certa condivisione di valori, eccetera, e si è creato un problema. Immaginiamoci cosa vorrebbe dire con flussi migratori di persone che comunque hanno altri valori culturali, altre provenienze, altre storie, e quindi nell'integrazione probabilmente ci sarebbe un problema maggiore. Quindi per me è evidente che il tema della migrazione in quanto tale deve essere un tema affrontato sul piano europeo. I problemi che ci sono adesso, li ha citati prima quando mi sono collegato Anna Giacometti con l'Italia, sono problemi un po' ridicoli, mi permetto di dire, perché le cifre assolutamente sono cifre che non hanno significato. C'è una questione un po' di principio, per l'amore del cielo si può discutere di principi, ma non starei troppo a fare una discussione su questo. È evidente che il sistema oggi previsto da Dublino crea un problema per i paesi che sono diciamo interessati dai flussi migratori maggiori. In questo momento c'è l'Italia soprattutto. In altri momenti abbiamo visto nazioni come la Croazia, come l'Ungheria, che sono state confrontate da questi flussi. Non va poi nascosto che certi paesi utilizzano i flussi migratori come arma politica. La Turchia è stato un esempio, in anni passati ha minacciato di aprire o di far muovere decine o centinaia di migliaia di persone verso l'Europa, creando dei problemi. Quindi la risposta può essere solo europea, può essere solo solidale in Europa, perché non si può pensare di scaricare sull'uno o l'altro Stato questo problema. Poi si potrebbe aprire un grossissimo capitolo sulle politiche migratorie in integrazione, perché io ho frequentato abbastanza, sono stato abbastanza frequentemente in Svezia, paese che viene definito come un paese molto aperto, eccetera. In realtà la Svezia è un paese che accoglie le persone, poi le ghettizza e poi ha un grosso problema. Ci sono a Göteborg quartieri dove la polizia non entra più, a Stoccolma e nelle altre grandi città ci sono problemi di criminalità legati a un'immigrazione che non si è potuta integrare. E questo non è un bel esempio da seguire. Al contrario, e qui arrivo alla Svizzera, la Svizzera ha sempre basato il suo concetto di immigrazione sul lavoro. Quindi chi viene in Svizzera per stabilirsi, per lavorare in Svizzera, anche chi viene a richiedere l'asilo, fondamentalmente se la sua richiesta d'asilo viene accettata, poi può entrare nel mercato del lavoro, e questo è fondamentale perché il lavoro è un motore enorme di integrazione sociale e quindi permette... Per esempio il nostro paese di avere una percentuale di stranieri, e non conto i naturalizzati in questo, di oltre il 20%, e non avere
di fatto tensioni sociali o ghettizzazioni. Cioè, penso che il modello basato sul fatto che l'immigrazione deve essere un'immigrazione che si integra nella società e quindi soprattutto che lavora sia un modello vincente. Qui arrivo ai bilaterali, colui che sono fondamentali, perché per me è chiaro che quando qualcuno dice che noi non siamo europei, mi chiedo se quelle persone ritengono di essere asiatici, africani o dell'Oceania. È chiaro che siamo europei, è chiaro che condividiamo non solo il territorio, ma tutta una serie di valori con l'Europa, a prescindere dal fatto che non si sia parte dell'Unione Europea, ed è evidente che tutta una serie di sfide e le crisi che abbiamo vissuto in questi anni ce lo dimostrano. L'ultima è una crisi di sicurezza, vanno affrontate sul piano europeo. I bilaterali sono fondamentali per la Svizzera, perché lo diceva Anna Giacometti, a prescindere dalle dinamiche che possiamo avere nelle regioni di frontiera, il grosso tema di tutta l'Europa, della Svizzera anche, sarà in futuro la mancanza di manodopera, in realtà, e lo è già oggi questo problema, tant'è che gli stati a noi vicini, non è che l'Italia in primis, non è che siano proprio contenti di tutta questa immigrazione anche di frontalierato, quindi di manodopera qualificata che viene a produrre nella nostra economia. Se non ci fossero i bilaterali, o se i bilaterali dovessero cadere, avremmo un grosso problema fondamentalmente. Tenete conto che in Ticino un posto di lavoro su quattro è occupato da un frontaliere. Se mancassero la metà di questi frontalieri per qualche motivo, qualcuno magari gioirebbe per un giorno o due. Dal terzo giorno vi posso assicurare che quando i ristoranti sono chiusi perché non hanno manodopera, gli ospedali si fermano perché non hanno manodopera, l'industria non lavora, l'edilizia non lavora, eccetera, eccetera, cioè i problemi sarebbero sicuramente di gran lunga superiori alle problematiche che abbiamo oggi sul mercato del lavoro. E quindi bisogna essere consapevoli che ci sono dei correttivi da porre, ma che il nostro tessuto economico morirebbe quasi istantaneamente se non avessimo questo afflusso, che è un afflusso naturale. Poi chiudo, dato da un semplice calcolo matematico. Allora, prendo il Ticino. In Ticino ci sono 240.000 lavoratori. Vuol dire che in media se un lavoratore... Grazie, la sua opinione, scusi se la interrompo, è che sono previsti... Va bene, prego. ...di ciascuno, e forse non l'avevamo ricordato. Diamo la parola a Bruno Storni del Partito Socialista, anche per presentarsi e parlare della questione, nel caso non l'avesse sentito, dell'immigrazione, della libera circolazione e delle bilaterali Svizzera-Europa. Vi ricordo che ha 3 minuti a disposizione. Buonasera, chiedo scusa per il ritardo, per il collegamento, ho avuto un disguido personale. Allora, mi chiamo Bruno Storni, sono in Consiglio Nazionale la prima legislatura, ho 68 anni, sono stato in Gran Consiglio per 8 anni e da 20 anni e più sono in municipio nel mio comune di Gordola. Di professione sono ingegnere elettronico e informatico, sono stato docente alla SUPSI al Politecnico Federale e adesso sono politico professionista, perché a parte appunto il Consiglio Nazionale e il municipio, sono pensionato, quindi ho abbastanza tempo per l'attività politica. Sulla questione dell'immigrazione, io concordo con moltissimo di quanto ha detto Alex Farinelli. Il problema che abbiamo adesso dell'immigrazione è un problema che dobbiamo risolvere a livello europeo. Ci sono dei paesi più esposti come l'Italia o i paesi effettivamente che confinano con le rotte di migrazione che subiscono fortemente queste ondate. Poi chiaramente ci sono altri paesi che li ospitano più o meno bene, e finalmente la situazione è quella che è. Abbiamo l'Unione Europea non sta facendo una bella figura in questo senso, e un po' capisco l'Italia per i problemi che ha da risolvere, perché alla fine un'immigrazione selvaggia, come avviene, con gente che arriva e che lavora in nero, non è che fa bene né a loro né ai residenti. Quindi dobbiamo riuscire a livello europeo di gestire meglio l'immigrazione, iniziando magari per evitando che tutta questa gente debba venire da noi per le questioni di miseria che hanno nei loro paesi, quindi evitando guerre come abbiamo provocato a più riprese, per esempio in Medio Oriente, la Siria è l'ultimo caso, o anche l'Afghanistan, ma anche in fondo lo sfruttamento che facciamo ancora in Africa, dove
sottraiamo in fondo le risorse e non lasciamo niente alla popolazione. Quindi il problema parte da lì, chiaramente è molto difficile da risolvere. Quanto ai bilaterali, anche qui la Svizzera deve purtroppo accettare ogni tanto qualche condizione dall'esterno, non possiamo più pretendere di essere in mezzo all'Europa e di essere autartici, quindi dobbiamo, se vogliamo lavorare e anche economicamente avere degli interscambi con gli altri paesi che sono fondamentali per l'economia svizzera, dobbiamo collaborare con il resto dell'Europa, e oggi il resto dell'Europa è l'Unione Europea, con dei paesi dove la gente sta molto peggio della Svizzera, e le condizioni sappiamo con l'Unione Europea, che l'Unione Europea, anche i paesi minoritari hanno il diritto di veto, e quindi a volte non capiscono perché noi abbiamo i problemi che in fondo mettiamo in campo per evitare certe collaborazioni. Quindi la questione dei rapporti con l'Unione Europea è difficile per noi, perché da una parte ci sono partiti che effettivamente fanno politica fortemente sull'autarchia, praticamente la stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane, solo sulla questione dell'energia. E d'altra parte si vede anche, cioè il Ticino, bisogna dire, la Svizzera sulla questione della libera circolazione delle persone ha guadagnato a livello, diciamo, di paese, però bisogna ammettere che in Ticino il fatto che c'è una forte pressione di tanta gente che vorrebbe lavorare in Ticino perché gli stipendi sono nettamente più alti, fa sì che in Ticino c'è una situazione di dumping salariale, con un esodo di giovani, che i nostri giovani non lavorano più in Ticino perché le paghe sono basse e quindi vanno oltre il Gottardo, e questo è un problema grosso che fa sì che in Ticino la discussione sull'Europa è molto ma molto più difficile che nel resto della Svizzera. Grazie mille. Adesso passiamo la parola alla Scuola Svizzera di Milano, che dovrebbe avere una domanda. Sì, allora la mia domanda si voleva concentrare, anche in quanto studente, sulla recente esclusione della Svizzera all'interno di vari progetti di ricerca con l'Unione Europea. E la mia domanda è se secondo voi questo, tutto ciò, potrà in qualche modo danneggiare l'attrattività, passatemi il termine, delle università e dei centri di ricerca svizzeri per gli studenti svizzeri all'estero. Direi di seguire l'ordine di prima, e quindi comincerei con l'intervento di Sabrina Gendotti sull'argomento. Grazie. Ok, sì, ho capito. Sì, purtroppo appunto con la mancata sottoscrizione dell'accordo istituzionale i ricercatori svizzeri sono appunto stati esclusi da questo programma europeo, e quindi non hanno più accesso alle sovvenzioni europee. Questo senz'altro, a mio modo di vedere, non danneggia solo i ricercatori svizzeri, i quali in un qualche modo sono riuscito tramite il Fondo Nazionale e anche tramite la Segreteria di Stato nell'ambito dell'innovazione, della formazione, della ricerca, a ricevere comunque dei fondi per poter andare avanti con le proprie ricerche. Ma danneggia, secondo me, un pochino tutto l'ambito della ricerca a livello europeo e a livello mondiale. Se penso quanto è successo con la pandemia, ecco, proprio grazie alla collaborazione a livello sovranazionale di tutti i ricercatori si è riusciti a trovare delle cure in tempi brevissimi. Quindi il fatto di impedire a dei ricercatori, a delle brillanti menti, di accedere a questo programma di ricerca, a mio modo di vedere, danneggia tutto l'ambito, e quindi a discapito di tutta la comunità scientifica a livello europeo e anche mondiale. Io credo che la Svizzera rimanga comunque attrattiva per effettuare delle ricerche, penso perché sia comunque un centro di eccellenza, abbiamo due politecnici federali, abbiamo diverse università
Anche in Ticino abbiamo, non so se lo conoscete, l'IRB, dove si fanno delle ricerche ma in ambito molto avanzato, sia tumorale o in altri anche ambiti. Quindi io credo che in qualche modo la Svizzera è un'eccellenza in questo ambito e rimarrà in qualche modo attrattiva. È vero che il programma Horizon poteva essere comunque nell'ambito accademico un bel trampolino di lancio, ecco, quindi è davvero un peccato. Io spero che col riavvio dei negoziati, forse con una nuova intesa con l'Unione Europea, vengano reintegrati in questo programma, perché appunto ne sarà a beneficio per tutta la comunità scientifica e per tutte le persone, non solo europee, ma nel mondo, ecco. Grazie mille per l'intervento. Adesso passerei la parola a Tiziano Galeazzi. Ma guardi, devo essere onesto, quello che ha detto Sabrina mi va bene, non sono del mestiere, non siedo al nazionale, forse questo potrebbe riguardare molto di più le colleghe e colleghi parlamentari a Berna, non ci occupiamo purtroppo di problemi, è vero che è un problema, potrebbe essere un problema, però non vorrei addentrarmi in questo tema perché non ben altri. A me dispiace che io fra 6 minuti devo scappare, perché avevo chiesto agli organizzatori se era possibile invertire un po' la scaletta, almeno da fare da contraddittorio su quei due temi, energia e quell'altro che era interessante sulla neutralità, e non potrò partecipare, quindi almeno da parte mia come contraddittorio non ci sarà. Qui non entro molto in merito, solo per sottolineare che in Ticino abbiamo una formazione molto importante, sia nella ricerca sia anche nelle professioni. Abbiamo un master in medicina che arriverà e sono sempre tutti molto all'avanguardia, quindi da questo profilo non credo che potremmo avere dei grossi problemi in classifica generale rispetto a altre università o cose del genere in giro per l'Europa. Mi sembra anche di aver letto ultimamente che abbiamo ancora i politecnici e tutto abbastanza graduati, cioè in cima alle classifiche di formazione e di preparazione. Questo non lo vedo un gran problema. Io vi lascio solamente, adesso ormai vi lascio, solo un po' di contraddittorio di prima, perché purtroppo non so, quando si fa il giro si aspetta un quarto d'ora, ahimè siamo in tanti, ma forse tornando indietro veloce alle domande di Roma, direi che la formazione è importantissima, noi dobbiamo imparare a formare nelle scuole, ma anche negli apprendistati, scuole di mestiere, non solo accademici, adeguati a quello che cerca il mercato del lavoro, cosa che i miei colleghi hanno detto che abbiamo bisogno di manodopera, sì, ma ricordiamo che in Ticino abbiamo 8.500 persone in assistenza, che potremmo anche una parte impiegare riqualificandola. Questo sta a noi di incentivare, sta alla politica, e quindi avremmo già qualcuno in meno. E poi i dati sulla disoccupazione, non parliamo di dati secco, ma parliamo dei dati ILO, siamo sempre a un equivalente del 7-8%, ed è ovvio che non è in discesa, sebbene abbiamo creato più posti di lavoro, quindi vuol dire che oggi ci troviamo sempre di più con manodopera estera qualificata. Ma allora io la domanda che però ormai non potremmo più rispondere perché ne avete altre, è: ma allora noi formiamo dei futuri lavoratori che sono adeguati nel mondo del lavoro di oggi, che va sempre più in una direzione molto specifica? Oggi si parla di digitalizzazione specializzata e ultra e plus, tra cui la famosa diciamo intelligenza artificiale, e qui si creeranno anche dei posti di lavoro. E noi nelle scuole, a mio giudizio, quanticino, non siamo in grado di formare quello che il mio mercato del lavoro mi chiede, quindi è chiaro che dobbiamo andarli a prendere all'estero, però oggi abbiamo 78.000 rotti frontalieri, fra 3 anni ne avremo 100.000, qui ve lo dico e ve lo scrivo. E i posti di lavoro sono un po' più di 130-140.000,
diciamo, di persone che sono qua. Quindi sulla differenza arriveremo a pari pari. Quindi questo è un problema per il Ticino, ovviamente. Ok, allora sul tema studiare in Svizzera e in Europa e progetti di ricerca bisogna differenziare tra il programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, dove purtroppo l'Unione Europea adesso rifiuta di negoziare con la Svizzera per il semplice fatto che abbiamo appunto bloccato le trattative riguardanti l'accordo istituzionale. Cioè in pratica fanno un po' gli offesi e sperano così di mettere un po' la Svizzera sotto pressione. Questo lo posso dire con certezza perché ho avuto il piacere di accompagnare un gruppo di parlamentari a Bruxelles e ne abbiamo discusso. E secondo me è un male anche, non è un male solo per la Svizzera, è un male anche per tutta l'Europa, perché come è già stato detto prima dalla signora Gendotti, abbiamo i nostri due politecnici federali e le nostre università che godono di ottima fama e sono interessantissimi anche e soprattutto anche per gli studenti europei, si potessero venire, per i ricercatori si potessero collaborare con la Svizzera. E invece programma di istruzione Erasmus Plus, ecco, al momento la Svizzera qui si dice allo status di paese terzo, no? E questo limita la possibilità di partecipare al programma sia alle istituzioni svizzere ma anche ai nostri giovani. E peccato, ma io qui non ho la soluzione, secondo me dipende tutto dalle trattative in corso tra la Svizzera e l'Unione Europea. Se risolviamo gli accordi, risolveremo anche il problema della sospensione di questa partecipazione Horizon Europe e Erasmus Plus. La ringrazio per il suo intervento e adesso passerei la parola a Rocco Vitale. Sì, grazie. Io in realtà cercherò di essere telegrafico, anche perché non è una tematica di mio appannaggio. Partirei semplicemente da un'esperienza personale. Io ho avuto la possibilità di partecipare a questo programma, appunto Erasmus Plus, che citava prima Anna Giacometti. È una possibilità di crescita a livello personale, a livello culturale. È proprio un arricchimento che secondo me importante per il curriculum di ogni persona che intraprende degli studi. Sarebbe proprio peccato se questa offerta venisse sacrificata, diciamo, sull'altare di divergenze che di per sé non tra l'Unione Europea e la Svizzera, che però non dovrebbero avere nulla a che vedere con quello che riguarda il settore della formazione e il settore dell'innovazione, perché alla fine, e penso che l'abbia detto bene Sabrina Gendotti in apertura, a perderci siamo tutti. Cioè non è tanto un problema di fondi se adesso noi non facciamo parte di Horizon, perché mi sembra di ricordare che già dopo il 2014, dopo l'immigrazione, la votazione sulla cosiddetta immigrazione di massa, che è stata accettata dalla popolazione, c'erano stati tagliati questi fondi, che però dopo sono stati stanziati dalla Confederazione. Il problema non è questo, il problema è proprio il mancato allacciamento alla rete scientifica europea, che è sicuramente una base fondamentale per lo sviluppo culturale, lo sviluppo scientifico, non solo della Svizzera, ma dell'intera penso comunità europea e penso dell'intera comunità scientifica globale. Quindi io spero che si possano comunque trovare delle soluzioni pragmatiche, fare astrazione da quelle che sono le divergenze. Non sarà facile, ma penso che sia comunque nell'interesse appunto sia della Svizzera sia dell'Europa riallacciare la Svizzera a questo programma. Grazie mille. Adesso segue l'intervento di Alex Farinelli. Sì, molto brevemente, magari due aspetti che secondo me già stati un po' illustrati, ma è giusto scindere. Un conto sono gli studenti svizzeri che studiano all'estero, questi fondamentalmente non hanno grossi problemi, possono studiare all'estero oggi, potranno farlo in futuro. Un altro conto è il livello delle nostre università e dei nostri politecnici. Allora, è evidente che non stiamo parlando di soldi, perché se voi andaste da Messi e gli proponeste di giocare in una squadra di serie C
pagandolo quello che lui riceve oggi, sono sicuro che non lo farebbe. Perché? Perché per lui c'è un aspetto sicuramente finanziario e quello si può sostituire. La Confederazione può mettere dei soldi nei programmi di ricerca, ma c'è soprattutto un aspetto di prestigio e appunto di confrontarsi in una lega, nella Champions League della ricerca, che in Europa è il programma Horizon. In questo senso è, secondo me, fondamentale che questa disconnessione che attualmente la Svizzera, perché attualmente la Svizzera partecipa come paese terzo, venga quanto prima riassorbita, perché diciamo il nostro livello della ricerca in questo momento non subisce grandi danni. Perché? Perché non è dall'oggi al domani che cambiano le cose, però è vero che man mano la Svizzera in questo momento, non essendo parte di questi programmi, non può essere capofila nei progetti di ricerca, non potendo essere capofila non riesce ad attrarre verso di sé i profili migliori che ci sono sul mercato. È un po' come un cancro: quando parte, le prime cellule cancerogene non creano grandi danni, non si sente niente, non ci si accorge, però quando i sintomi si manifestano spesso è troppo tardi. Se dovessimo incominciare veramente a vedere i sintomi, non delle indicazioni, ma dei sintomi nel nostro sistema di formazione e di ricerca, che i ricercatori non vengono più in Svizzera o addirittura se ne vanno dalla Svizzera, beh, lì probabilmente saremo già in una fase avanzata dove diventa poi difficile farli tornare indietro, perché quando qualcuno poi si sposta in un altro paese, automaticamente si crea un circolo vizioso dove le nostre università sarebbero sempre meno attrattive, quindi riuscirebbero ad attrarre meno i talenti e quindi più talenti andrebbero all'estero, e si entrerebbe un po' nella logica che capita in altri paesi. Quindi penso che sia, non sia da drammatizzare adesso la situazione, ma sia da tenere presente che non è una situazione che può andare avanti a lungo così, perché altrimenti verosimilmente avremo dei danni. Grazie mille, e adesso in conclusione mi piacerebbe sentire l'opinione di Bruno Storni sull'argomento. Quindi ci sono i due aspetti, quello che avete portato, cosa per uno studente svizzero italiano che vuole venire in Svizzera. Io penso che a lungo rimarrà comunque attrattivo, le nostre scuole sono comunque di alto livello se poi si parte dalla formazione di base. Chiaro, per uno che viene a fare un dottorato, un post-dottorato, magari la cosa potrebbe diventare meno attrattiva di quanto lo è ancora adesso. Io ho insegnato 17-18 anni al Politecnico Losanno, ho visto come è cresciuto in questi anni, praticamente hanno raddoppiato di più gli studenti, e tantissimi studenti da tutto il mondo, anche perché c'era la possibilità e sono stati sviluppati tanti progetti di ricerca europei. Io stesso ho partecipato ad alcuni progetti di ricerca europei. Adesso con la nuova situazione, chiaramente, come ha detto Anna Giacometti, l'Unione Europea ci tiene un po' al guinzaglio, non volete l'accordo istituzionale, quindi cominciamo a mettere i puntini sulle i, non siete più membri della, non potete più essere capofila, come ha detto. Possiamo partecipare sicuramente, ma non possiamo essere capofila, che fa sì che certe figure di ricerca non vengono in Svizzera perché sanno che non potranno essere capofila, quindi preferiscono poi un'altra università europea. Questo a medio lungo termine chiaramente indebolirà la nostra posizione. Bisogna dire che non è il solo oggetto dove l'Unione Europea ci sta mettendo da parte. Anche nel settore spaziale io ho lavorato a lungo. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, era stata tra l'altro fondata in Svizzera quando non c'era ancora l'Unione Europea, e la Svizzera è stato membro fondatore, è ancora membro attivo adesso, però ci sono diversi programmi che l'ESA in fondo adesso fa con l'Unione Europea, e in quei programmi noi siamo già trattati come paese terzo, per esempio Copernicus, non abbiamo più accesso a tutti i dati, Galileo, quindi a poco veniamo un po' messi fuori dal cerchio interno. Finanziariamente non ci sono problemi, perché la Svizzera ha comunque quello che la Svizzera pagava nei programmi europei, una volta addirittura ne tornavano di più, perché i ricercatori svizzeri ottenevano più mandati o più vincevano più concorsi di ricerca e venivano finanziati di più di quanto la Svizzera pagava. Hanno comunque modificato già quel regolamento, non si può più andare oltre, adesso addirittura la Svizzera deve pagare direttamente i propri ricercatori quando partecipano. È un po' una situazione da trattative aperte. La Gran Bretagna è riuscita a rientrare con l'accordo sull'Irlanda,
La Svizzera sarà difficile che rientra, perché vediamo che in tutti i settori, ma anche sul settore della tecnica ferroviaria, l'Agenzia per le Ferrovie, l'ARE, European Railway Agency, anche lì non siamo membri e non siamo al tavolo, per esempio, delle normative in tecnica ferroviaria. Quindi sono tutti settori dove si fa ricerca e dove adesso siamo appunto paese terzo, che per voi, se volete venire nelle università svizzere, intanto non è un problema, perché la qualità è comunque, le nostre scuole sono comunque di livello mediamente superiore a quasi tutte le scuole europee, e questo resterà ancora a lungo perché la struttura c'è. Mancherà sempre più un po' questa ricerca di punta, e come ha detto Alex, un professor Messi non arriva a giocare anche al Politecnico di Losanna se non può essere capofila di un progetto di ricerca europeo. Grazie per il suo intervento. Adesso solleviamo una questione molto importante. La prossima domanda riguarda la neutralità di cui parlava Tiziano Galeazzi e il ruolo geopolitico della Svizzera oggi. Vorremmo iniziare il dibattito dando la parola ad Alex Farinelli. Sì, cioè la neutralità è un tema un po' vasto, magari se specificate l'aspetto che vi interessa, altrimenti rischiamo di essere super lunghi o di non parlare dell'aspetto che vi interessa. Non avendo scritto la domanda non saprei dire come interpretarla, però immaginavo che si riferisse ai recenti avvenimenti che riguardano le sanzioni contro la Russia e lo schieramento dell'Occidente contro... Ok, la faccio molto semplice. Allora, la neutralità significa, in senso stretto del termine, secondo gli accordi dell'AEA del 1907, che in pratica uno Stato non permette di utilizzare il suo territorio da truppe del nemico e non partecipa direttamente a una guerra. Questo è quello che viene in sostanza statuito. Questo accordo, per esempio, non vieta nemmeno che industrie private di uno Stato, industrie belliche, abbiano a esportare materiale bellico verso Stati in conflitto, giusto per essere chiari. La Svizzera si è attenuta strettamente a queste regole, e per fare un esempio c'è stato il momento in cui è stato richiesto a livello europeo, c'è stata un po' un'ondata di solidarietà con l'Ucraina, accogliendo dei militari ucraini che poi venivano curati nei paesi europei e poi ritornavano nel loro paese. La Svizzera non l'ha fatto proprio perché questo accordo prevede che se qualcuno ospita e cura dei militari, poi è obbligato a internarli nel suo paese fin tanto che la guerra è finita, perché appunto bisogna essere neutrali, non bisogna in qualche modo favorire il proseguire la guerra. La Svizzera ha trovato un escamotage per non essere completamente il paese visto come un paese insensibile, andando ad accogliere donne e bambini che avevano bisogno di cure. Questi non sono militari, quindi potevano poi essere liberi di andare dove ritenevano. Detto questo, il grande tema è quello delle sanzioni economiche. Allora, sappiate che la Svizzera in questo momento ha sanzioni economiche verso circa 20 o 22 stati. Ci sono 6 o 7 stati, tra cui per esempio il Mali e il Sudan, verso i quali la Svizzera ha delle sanzioni riprese dall'Unione Europea, quindi non le sanzioni delle Nazioni Unite, che sono obbligatorie per la Svizzera perché è un membro delle Nazioni Unite, e fino al 21esimo stato, nessuno, verso il quale noi avevamo sanzioni, nessuno ha sollevato il problema della lesione della neutralità. Tutta questa grande discussione è nata quando le sanzioni sono state emanate verso la Russia, e allora mi viene da dire che qui non è una questione di neutralità ma di opportunismo. Allora, finché le sanzioni sono verso qualche stato che qualcuno non sa nemmeno piazzare sulla carta geografica, non creano problemi. Quando sono verso uno stato che comunque nell'immaginario collettivo è ancora la seconda potenza mondiale, perché l'Unione Sovietica ce l'abbiamo ancora tutti comunque in testa, è una superpotenza nucleare, eccetera eccetera, allora non vanno più bene. Le sanzioni economiche non erano la neutralità. Da quando è stata creata la Società delle Nazioni nel 1920, questo principio è stato accettato, la Svizzera l'ha accettato, la Svizzera ha applicato già sanzioni contro l'allora ex Unione Sovietica negli anni 50, quando questa ha invaso l'Ungheria. Quindi, lungo discorso, corta conclusione, le sanzioni economiche non vanno a ledere la neutralità. Chi oggi lancia un'iniziativa per salvaguardare la neutralità in realtà vuole vietare alla Svizzera di adottare delle sanzioni economiche e vuole semplicemente mettere soprattutto degli interessi di parte, interessi commerciali, rispetto alla difesa di quello che secondo me è un principio fondamentale per uno Stato come la Svizzera, che è lo Stato di diritto, il diritto internazionale, i diritti umani e soprattutto l'autodeterminazione di un paese come quello che è l'Ucraina.
La ringrazio moltissimo per il suo ricco intervento e passerei la parola ad Anna Giacometti. Dal PLR al PLR, saluto Alex. Allora, la neutralità svizzera, ecco, ha fatto molto discutere, fa discutere tantissimo ultimamente, anzi la Russia ha detto che la Svizzera non è più neutrale perché ha adottato queste sanzioni, no? Adesso io ho sempre detto, lo dico anche adesso, non spetta alla Russia definire la nostra neutralità. La nostra neutralità la definiamo noi, ancorata nella Costituzione federale, e per quanto concerne il materiale bellico, forse che se ne parlerà anche adesso nella prossima sessione a Berna, c'è ad esempio una lex Ucraina che vorrebbe permettere la riesportazione di materiale bellico verso l'Ucraina, cioè la Svizzera può oggi vendere materiale bellico, diciamo, alla Germania, ma la Germania poi non lo può vendere o dare all'Ucraina senza permesso della Svizzera, no? E, ecco, io lì sarei d'accordo di adattare la nostra legge sul materiale bellico, di facilitare l'esportazione, la rivendita di materiale bellico a quei paesi che hanno i nostri stessi valori. Sono invece contraria a fare una legge unicamente per l'Ucraina. Io adatterei la legge sul materiale bellico, quindi dirò di no a questa proposta di Lex Ucraina. È una domanda molto, molto difficile quella della neutralità. Per me la neutralità già da bambina è sempre stata una garanzia di pace ed è anche quello che mi è stato trasmesso da mio padre, che durante la Seconda Guerra Mondiale era attivo come militare, e è sempre stata una cosa positiva, quindi io non rinuncerei sicuramente alla nostra neutralità. Infatti la Svizzera da, non so, 175 anni non è più in guerra, cioè nonostante è importante, come nel caso dell'Ucraina, è stata invasa dalla Russia, che la Svizzera prenda posizione e che adotti anche queste sanzioni contro quel paese che ha appunto invaso un altro paese. Mi fermo qui. Grazie mille per l'intervento, e vorremmo adesso sentire l'opinione di Rocco Vitale dei Verdi. Sì, grazie. Io in realtà sottoscrivo gran parte di quanto è stato detto. Il dibattito è poco frizzante, mancherebbe Tiziano Galeazzi a renderlo tale. Perché soprattutto per la neutralità, comunque, vabbè, vedrete, ci sono delle divergenze anche tra di noi. No, comunque la distinzione è importante, è stata fatta tra la neutralità giuridica e la neutralità politica. Cioè la prima è proprio strettamente definita dagli accordi che erano citati in apertura del 1907, che prevedono semplicemente che la Svizzera non partecipi, diciamo, agli sforzi bellici. Tra l'altro è poi anche la ragione per cui noi come Verdi siamo contrari alla riesportazione di materiale bellico, perché riteniamo che comunque ci siano altri modi per fermare questa aggressione russa, per esempio congelando i beni degli oligarchi in Svizzera, andando ad agire su quella che è la piazza finanziaria, il commercio di materie prime che continua ad alimentare la macchina di guerra del Cremlino. Detto questo, poi c'è anche la neutralità politica, che è in continua evoluzione e soprattutto deve fare i conti con un contesto geopolitico che per definizione in profonda mutazione. Cioè adesso noi oggi siamo circondati comunque da stati che condividono i nostri stessi valori fondamentali. Non è più come nel 1870, quando eravamo durante la guerra franco-prussiana circondati da degli imperi, o come durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi ecco, questa neutralità, diciamo, politica va sempre ridefinita e deve tenere in conto le esigenze del relativo contesto geopolitico. Quindi anch'io lì credo che le sanzioni economiche non ledano per nulla quella che è la neutralità definita in questo senso, anche perché
la Svizzera, non partecipando in un certo senso a queste sanzioni, rischierebbe di sconfessare in un certo senso proprio il principio soggiacente al diritto di neutralità, che è il rispetto del diritto internazionale. Ecco, noi oggi siamo in una situazione nella quale alle porte dell'Europa in Oriente un impero ha brutalmente attaccato uno Stato sovrano indipendente, quindi penso rispettare in un certo senso quelli che sono i nostri valori, è anche nostro dovere essere partecipi di questa risposta europea. Poi appunto penso, ribadisco queste divergenze che ci sono sulla riesportazione di materiale bellico, penso che noi abbiamo un altro ruolo a giocare in questo conflitto, e in generale possiamo comunque, perché prima o poi bisognerà arrivare perlomeno a una tregua, offrire i nostri buoni uffici e quindi sfruttare il nostro status di paese neutrale. Perciò sia alle sanzioni economiche e no assolutamente alla riesportazione di materiale bellico. Grazie mille. Allora passo la parola a Sabrina Gendotti del Partito Popolare Democratico. Oggi il centro, preciso. Grazie. Ma condivido abbastanza le riflessioni che ha fatto il signor Vitale sulla questione della neutralità giuridica e politica. La neutralità, è stato detto, non è un concetto scolpito nella pietra, è un concetto che si è evoluto nel tempo. Penso ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale la Svizzera ha esportato delle armi alla Germania perché si trovava comunque accerchiata e voleva garantire insomma l'approvvigionamento verso il proprio paese. Qui però la situazione forse è un pochino diversa. Anch'io da un lato, come tale, condivido la questione dell'adozione di sanzioni economiche, ci stanno assolutamente, non condivido però la riesportazione di armi che appunto attualmente è proibita dalla nostra legge federale sul materiale bellico. Perché questo può essere molto pericoloso, ecco, c'è la guerra in Ucraina, quindi abbiamo delle pressioni dal punto di vista internazionale, quindi c'è chi spinge, ci sono diversi appunto atti parlamentari pendenti alle Camere federali per creare delle eccezioni per la riesportazione di armi. E a mio modo di vedere appunto è molto pericoloso perché mettiamo in futuro c'è una guerra, speriamo di no, tra due nazioni europee, cioè a chi decidiamo di riesportare le armi, le abbiamo concesse all'Ucraina, poi in futuro magari dovremo concederlo anche a un altro paese. Quindi anch'io sono favorevole alle sanzioni ma contraria alla riesportazione di armi, anche perché saprete benissimo che la Svizzera ha una lunga e importante tradizione come paese mediatore. Ha assunto tanti mandati, come si dice tecnicamente, come potenza protettrice, appunto per cercare di dirimere determinati conflitti tra altri paesi. Quindi io credo che il nostro paese debba continuare su questa linea. Purtroppo con la Russia ci siamo già schierati, quindi la vedo male noi a poter, anche in caso di cessate il fuoco, di voler trattare una tregua, che la Svizzera possa assumere questo ruolo perché in qualche modo si è schierata. Quindi ecco, sia le sanzioni, anch'io ribadisco, no, la riesportazione di armi, perché poi creerebbe un precedente difficilmente poi gestibile in futuro. Grazie mille, e adesso chiediamo a Bruno Storni di intervenire. Sì, grazie. Bon, è stato detto tutto, posso magari riassumere che anch'io sono per le sanzioni, tra l'altro
contro la Russia o l'ex Unione Sovietica le avevamo pure adottate durante la guerra fredda, e quindi non è una novità. Purtroppo, diciamo, peccato che con la caduta del muro di Berlino non si è riusciti a costruire poi una relazione un po' più di democrazia anche nella parte russa dell'ex Unione Sovietica. Abbiamo cominciato a fare tanti e troppi affari, no? L'Unione Europea non so quanto importa o importava dalla Russia in materie prime e energia, no? Tutti questi anni per arrivare poi a questa rottura, con questa assurda guerra che sta facendo veramente un massacro. E qui discutere effettivamente di neutralità parlando delle sanzioni, io credo che fuori luogo. Chiaramente la Russia non è molto, cioè ci ha messo come paese ostile quando, come ha detto che Sabrina, la Svizzera dovrebbe poter a questo punto offrire il suo ruolo che ha offerto in tanti altri conflitti per trovare la pace, e questo ci manca. Quindi la Svizzera è diventata, per la Russia non è più neutrale, politicamente la discussione è aperta, è difficile, è veramente un problema difficile. Quello che io personalmente eviterei è di mischiarci adesso a livello di armi. Tra l'altro potremmo anche fornire anche indirettamente la questione dei proiettili che la Germania non può riesportare. Sarebbe di prolungare la guerra di 10 minuti, non oltre, ma sarebbe veramente un danno all'immagine della Svizzera, che sarebbe molto 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 forte. Quindi cerchiamo di riaprire quello che era effettivamente il ruolo della Svizzera per poter mediare, evitando che a mediare sia un personaggio come Erdogan, quindi, perché attualmente, o adesso addirittura a mediare sembra ci sia messa la Cina. Cioè, siamo tutti paesi con i quali in fondo commerciamo un sacco, ma sappiamo che, per esempio, parlando di neutralità, si può essere neutrali in una situazione di guerra, ma siamo neutrali quando ci sono dei paesi che violano palesemente i diritti umani di una parte della popolazione. Anche quella, insomma, è una situazione di conflitto che noi, come paese che i diritti umani li rispettiamo al massimo, dovrebbero metterci fuori da una situazione di neutralità, ma di aperto conflitto con questo paese che viola appunto i diritti umani di una parte della popolazione. E anche qui il discorso è difficile. Purtroppo, come detto, adesso per poter eventualmente arrivare a una conclusione di questo conflitto, da una parte Erdogan, che sicuramente non è un esempio di democrazia, almeno come presidente, ma anche adesso la Cina, che comincia a mandare i missari a Kiev per trovare, per almeno aprire il colloquio, eventuali colloqui di armistizi. La ringrazio e passo la parola alla Scuola Svizzera di Milano. Grazie mille. Ora mi sentite? Ora vorrei passare alla quarta domanda a riguardo del e-voting e delle votazioni elettroniche. E la mia domanda è la seguente. I ritardi nell'introduzione al nuovo sistema elettronico di voto elettorale possono essere legati ai timori che una grande partecipazione degli svizzeri all'estero possono cambiare i rapporti di forza tra i partiti, o è solo una questione di sperimentare il massimo della sicurezza al voto? Vorrei incominciare con l'opinione di Sabrina Gendotti. Ma io credo che sia semplicemente una questione assolutamente di sicurezza. Noi svizzeri siamo un pochino pignoli e da questo punto di vista siamo molto molto indietro. Lo vedo anche nell'ambito della giustizia, non abbiamo ancora un'email certificata, ai tribunali occorre inviare ancora tutto il materiale cartaceo e siamo solo
affrontando in questi anni un progetto anche in quell'ambito che si chiama Giustizia 4.0, quindi anche nell'ambito della votazione elettronica. Ne stiamo parlando di tanti anni, da tanti anni abbiamo tanto sperimentato, forse ora è giunto il momento di tirare in gol. Durante le prossime votazioni del 18 giugno alcuni cantoni svizzeri potranno sperimentare questo sistema e spero che poi a breve sarà possibile anche in tutti gli altri cantoni della Svizzera. Grazie mille e ora vorrei passare a Dan Giacometti. Sì, qui posso solo ripetere quanto è già stato detto, anch'io sono del parere che non c'è alcuna paura, cioè non abbiamo paura della quinta Svizzera, assolutamente no, è un problema di sicurezza, un problema di attuazione dell'e-voting. Ed è vero quanto è stato detto, ci sono i tre cantoni di Basilea, Città, San Gallo e Torgovia che per le votazioni federali del 18 giugno faranno un test. Faranno un test al quale parteciperanno 65.000 persone. Cantone dei Grigioni, anche lui vuole fare un test, vuole lanciare questo test, ma solo nel 2024. E comunque mi sembra che avete detto all'inizio che sono 220.000 cittadine e cittadini svizzeri che sono iscritti in questo registro, che potrebbero quindi votare ed eleggere, ed è giusto che possano esercitare i loro diritti politici. E a me dispiace che i tempi siano così lunghi per introdurre appunto questo voto, questo e-voting, che speriamo di risolvere questi problemi, perché fare affidamento sulle poste non è solo la posta svizzera, ma è anche la distribuzione della posta nel resto del mondo, e chi vuole votare poi deve essere molto frustrante, no? Poi venire a sapere che la scheda di voto è andata persa, che è arrivata in ritardo. Grazie mille. Ora mi piacerebbe sentire l'opinione di Rocco Vitale. Comunque anche la posta svizzera non è più quella di una volta. A scherzi a parte, anch'io non penso ci sia dietro il tentativo di reprimere la voce politica di una parte di Svizzera che, diciamo, è svizzera anch'essa. Io penso che l'esercizio si sia un po' inceppato, perché ci sono delle lacune di sicurezza, da quello che ho capito, proprio nella verifica dell'identità elettronica. Adesso c'è di nuovo questo progetto pilota che verrà sperimentato il 18 giugno. Speriamo che porterà i suoi frutti, perché comunque l'e-voting permetterebbe di garantire proprio l'esercizio di questo diritto politico, che tra l'altro è ancorato anche nella Costituzione, a più persone anche all'estero. E sappiamo tutte e tutti che in un periodo storico in cui la partecipazione proprio al voto e al dibattito politico, alla vita politica, cala, riuscire a mobilitare più gente possibile è qualcosa di importante. Quindi l'auspicio che questo esercizio vada bene, ma è importante comunque garantire questi meccanismi di sicurezza. Grazie mille. Infine vorrei lasciare la parola a Bruno Scudi. Sì, io ho un interesse diretto, perché ho un figlio che abita oltreoceano, anche se lì la posta funziona quasi come quella svizzera. Forse vorrei un appunto a Rocco: la posta svizzera funziona bene ancora oggi, è che noi la usiamo sempre meno, e allora hanno concentrato un po' i centri di smistamento, ma fanno ancora un egregio lavoro. E se vediamo come girano i nostri postini, non so se hai visto con le motociclette elettriche, bisogna dire che una volta i postini andavano in giro con la bicicletta o a piedi, no? Molto più lenti di oggi. Oggi i postini sono stressati. No? Chiudo la parentesi. La legge, adesso le basi legali per l'e-voting sono state definite un anno fa, sono in vigore dal 1° luglio dell'anno scorso, e adesso c'è questa sperimentazione. Sperimentazioni l'hanno fatte diverse in passato. Il software è stato sviluppato dalla posta, tra l'altro è uno dei servizi della posta,
e a un certo momento hanno comunque frenato un attimo perché hanno cercato in tutti i modi di togliere eventuali falle del sistema, hanno anche aperto agli hacker, cercate di entrare prima di effettivamente utilizzarlo come lo utilizzeranno adesso in autunno. Quindi non c'è sicuramente nessuna preclusione per non far votare gli svizzeri all'estero, ma è più che altro un po', non so se si possa parlare di lentezza del sistema svizzero per adottare le tecnologie informatiche. Sappiamo che nel caso del Covid si usava ancora il fax, cioè i medici dovevano comunicare con il fax all'Ufficio Federale della Sanità. Non so com'è all'estero, non so come si sono messi gli altri paesi. Gli Stati Uniti il voto è sempre elettronico, nel senso che quando votano entrano i dati in un sistema informatico da soli, no? Cioè, quindi devono andare però al seggio. E la macchina è una macchina elettronica che conta subito il voto, quindi c'è un'informatizzazione, ma è un'informatizzazione dove comunque il singolo cittadino deve mettere i dati sul posto e non da casa. Quindi le tecnologie in fondo ci sarebbero, adesso vediamo se con questa sperimentazione poi perlomeno per gli svizzeri all'estero in futuro sarà più facile partecipare non solo alle elezioni federali, e credo avete diritto anche addirittura a quelle comunali, mi sembrano. Cantonali. I cantonali, E avete diritto anche alle votazioni dall'estero. Scusate la mia ignoranza, ma non sono al corrente. Le votazioni, quelle che facciamo adesso, per esempio il mese prossimo, avete diritto di voto dall'estero? Sì. Ah, bene. Sì, quindi sì, questo... ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. E vi arriva il materiale lì? Arriva il materiale alle volte in tempo, alle volte in ritardo. Ah, ecco. In due lingue e nella lingua scelta. Noi in Italia ci dovrebbe arrivare di solito abbastanza in tempo, poi dipende molto dai cantoni. Ah, eccola. Bene, quindi che probabilmente il voto elettronico servirà quindi anche per questo tipo di per le votazioni, e qui in Svizzera sapete che se ne fanno 4 volte all'anno perlomeno. Grazie mille, e per concludere con la quarta domanda vorrei passare ad Alex Farinelli. Sì, grazie. Ma diciamo che è chiaro che la situazione attuale non è ottimale, va detto, io sono sindaco del mio comune, quindi sono allo spoglio quando ci sono le votazioni, noi abbiamo dei cittadini che votano dall'estero, la maggior parte delle volte non ci sono problemi, soprattutto per chi vive nei paesi europei, che sono la maggior parte degli svizzeri all'estero. Quindi partendo da questo punto, la domanda da porsi è: che cosa si deve andare a proteggere con l'introduzione di un voto elettronico? Secondo me la risposta è semplice: si deve andare a proteggere la credibilità del sistema democratico di voto. Cioè, la cosa peggiore che potremmo avere è introdurre un sistema di voto elettronico e poi scoprire che una qualche votazione è stata falsata, o rispettivamente una votazione un po' tirata viene condizionata magari da delle malversazioni, che quindi mettono anche in crisi la fiducia delle persone nel sistema democratico di votazione. Guardate, senza andare tanto distante, nel senso nel tempo, guardate cosa succede negli Stati Uniti, stanno ancora discutendo adesso, c'è ancora metà della popolazione che un po' perché è aizzata, ma un po' anche perché il sistema di voto, seppur viene fatto al seggio, non è così sempre chiaro e trasparente, c'è una parte della popolazione che crede ancora che le elezioni siano state rubate, e questa è la cosa peggiore che ci può essere in una democrazia, perché si minano le fondamenta stesse del sistema democratico. Quindi, detto questo, secondo me è giusto ed evidente che nell'introduzione di uno strumento di questo tipo, tenuto conto che gli svizzeri all'estero non sono proprio una quantità così indifferente, cioè stiamo parlando comunque di un corpo elettorale di 500.000 o addirittura 700-800.000 persone, ecco, bisogna essere sicuri che il sistema non sia manipolabile e che garantisca l'anonimato del voto, perché questa è l'altra cosa che deve garantire un sistema di voto, cioè che una persona non può in qualche modo avere il suo voto tracciato piuttosto che venga rivelato da qualcuno. In questo senso credo che sia giusto essere prudenti, perché si va fondamentalmente a proteggere un diritto fondamentale, e perché comunque l'alternativa che c'è oggi, seppur magari in certi casi non funziona in maniera perfetta, e diciamo in altri non può essere applicata, l'abbiamo visto con le votazioni su 2 turni, lì si crea effettivamente un problema, ma sono pochi i casi,
funziona relativamente bene e permette comunque di esprimere il voto nella maggior parte dei casi anche a chi risiede all'estero. Grazie, riprendiamo la parola da Milano prima di passarla a Roma per la conclusione. Volevo solo un'osservazione, diciamo, folcloristica magari, ma a tutti i candidati segnalo che il voto per posta non è più sicuro necessariamente di quello elettronico. Anche negli Stati Uniti le grosse polemiche erano sul voto per corrispondenza, solo quello elettronico. Quindi questo solo, diciamo, perché la mente umana, diciamo, cerca sempre di aggirare no, le regole se persegue degli scopi magari anche illegali. Detto questo, io volevo ringraziare innanzitutto i candidati per la loro pazienza e il tempo che ci hanno dedicato. Riprendiamo un'antica tradizione anche noi a Milano, della Società Svizzera di Milano, di questi incontri. Qualcuno di voi era già stato anche nostro ospite a Milano quando le facevamo in presenza. Io spero di poter continuare questa tradizione e contare ancora sulla vostra collaborazione. Voglio ringraziare anche e soprattutto la Scuola Svizzera di Milano che ci ha ospitato nei suoi spazi in questo momento, e passo quindi la parola per la conclusione a Fabio Trebbi del Circolo Svizzero di Roma. Grazie ancora a tutti, buon lavoro. Grazie. Io mi associo a Marcus, non perdiamo è troppo tempo perché già siamo usciti fuori di tempo. Comunque molte grazie a tutti gli intervenuti e in bocca al lupo e buone lezioni. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Salve, grazie. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Saluti a tutti. Ciao Alex.